Buongiorno a tutti, oggi sono a Torino, in centro, e farò una passeggiata dalla Gran Madre, che è laggiù, al Parco del Valentino. Allora, io ho le cuffie, però se sentite dei rumori è il traffico. Allora, vi faccio vedere un po' dove sono. Allora, qui è la Piazza Vittorio, là è la Gran Madre, dove dicono che si è nascosto il Santo Graal, il Monte dei Cappuccini, e laggiù c'è il Valentino. Allora andiamo un po' avanti. Questo oggi è una bella giornata, c'è il sole. A qua lungo il Po ci sono diverse squadre di canoa, che una è molto famosa a Torino, forse è quella. Ma se sentite battere stanno facendo i lavori. Ma non penso per quelle cuffie, quindi. Quello laggiù, è il palazzo della San Paolo. Allora, questi sono i Murazzi. Qua una volta era pieno di locali notturni, ma sono quasi tutti chiusi. Invece dopo quelle scale là risalgo, così facciamo la strada normale. Ho deciso di fare questa camminata, prima per camminare, se no sono sempre a casa, perché ci sono in ferie, quindi è già finita una settimana, non pensiamoci. E poi per farvi vedere un po' di Torino, anzi se avete qualche altro luogo di Torino che volete vedere o anche non di Torino, scrivetelo nei commenti. Adesso salgo le scale. Anzi, vi faccio vedere, riesco a farvelo vedere. Quella casa lì, bellissima. Adesso salgo. Tanto qua sotto non c'è niente. E laggiù dove vedete tutti quegli alberi inizia il Valentino, che è il parco forse il più grande di Torino. Sì, mi sa che è il più grande, perché poi ci sono c'è il Valentino, il Ruffini, ma è piccolo, e poi c'è la Colletta, che anche quella è abbastanza grande, e poi c'è anche la Pellerina. Allora, saliamo su. Pensavo che non c'era gente, che dato che è agosto, ma invece ce n'è poca, ma ce n'è. Ecco qua.
molto carina, mi piace. Quella laggiù è Superga. C'è sempre gli alberi. Laggiù c'è la statua, ma non mi ricordo di chi. La signora vedere. Non vorrei dire una cavolata, ma forse Cristoforo Colombo, ma non sono. Ma non penso proprio. Quella è la collina di Torino. E poi di là inizia Moncalieri. Mi piacciono anche i lampioni. E quel ponte collega Torino a Moncalieri, che è anche lo stato. Ah no, aspettate, il Mille, forse Garibaldi. Non so cosa, potrei anche togliere tanto lo speciale di San Giovanni finito. Sì, Garibaldi. Mi stavo ammazzando. Eccola qua la statua. No, è là la scuola più famosa di Canova. Monumento a Giuseppe Garibaldi. Oggi fa caldo, già alle 9 di mattina. In questi giorni è stato brutto tempo, infatti sono scese le temperature e oggi che ho deciso di venire qua fa caldo. Ci vediamo dopo che vi faccio vedere altre cose. Allora, da qua, laggiù dove c'è il semaforo, inizia il Parco del Valentino. Questo corso che vedete, dove sono le macchine, Corso Vittorio, che arriva fino a Porta Nuova, cioè, non è che arriva fino, passa per Porta Nuova, arriva fino quasi metà Torino fa. Infatti da qua inizia il verde.
poi c'è questo monumento. Scusa, non mi chiedete di chi, non lo so. E poi qua c'è quel ponte che vi ho fatto vedere prima, con tutte le statue. Vediamo cosa c'è scritto là. Ah, i murazzi, quello che vi ho detto prima. Sono i muraglioni ottocenteschi di difesa, progettati da Carlo Mosca lungo il Po, dal ponte Vittorio Emanuele I, che mi sa che è questo, a Corso San Maurizio. Qui c'è una cartina con tutti gli itinerari da fare in bici o a piedi. Ok, andiamo. Questo è Nino Costa, poeta. E poi iniziano i viali napoleonici della città settecentesca. Qui c'è un arco. Ah, il Parco del Valentino è grandissimo, quindi ci sono varie entrate e uscite. Questa è l'entrata da Corso Vittorio. E poi si estende per vari chilometri. Metti a fuoco, sì, ok. Venti di sabato e domenica c'è la gente sui prati che fa i picnic e prende il sole. Qui fanno i lavori. Questo video diventerà lunghissimo. Per farvi vedere un po' Torino. Nota dolente che qua sono di sera, non. Meglio di no? Di notte e mattina presto. Inoltre in questo parco ci sono gli scoiattoli. Ne ho appena visto attraversare uno, se riesco ve lo faccio vedere. Vediamo un po'. Attraversato qua. Sono quelli americani, scritti americani, che salgono sugli alberi. È scomparso. Vabbè. Se ne vedo un altro, riesco, ve lo faccio vedere. Continuiamo a camminare. Comunque ne ho visto anche uno vicino a casa mia, che non è un parco. Quindi si sono moltiplicati. E anche vicino a casa dei miei, a Gugliasco. Solo che lì ci sono sti corvi. E laggiù c'è uno che prende i soldi.
Ci sono i corvi che li vogliono mangiare. Poverini. Se riesco me ne faccio vedere uno. Qui si ferma il primo pezzo, c'è una terrazza. Andiamo a vedere un panorama. Il Po non è rinomato per le acque pulite, eppure c'è gente che fa il bagno, io non so come faccia. E là si vede i Monti dei Cappuccini. Ecco, questa è la scuola di canottieri, l'Armida. Dal 1869. Questo è di dietro, di un palazzo di Savoia. Ah, qua c'è scritto. Società Canottieri, Cerea e Armida, che è nata nel 1863. E si chiama Cerea dal saluto in dialetto che si scambia nei rematori. Sto dicendo. Ecco lo scoiattolo. Eccolo, scomparso. Ah, questo è il palazzo di Savoia, una villa. In pratica facevano arrivare gli ospiti dal fiume Po e li facevano scendere dalle barche e entravano nel palazzo. Allora, qui si scende in uno spiazzo, vi faccio vedere, ecco un canoa. Io l'ho fatto una volta con la scuola, lasciamo perdere, perché non so nuotare, quindi è una cosa più brutta della mia vita. Io pensavo di non trovare nessuno, invece di pieno di gente che corre, va in bici, cammina. E laggiù c'è un altro ponte. Qui c'è la sabbia. Da qua inizia il castello del Valentino. I Savoia hanno fatto costruire un esempio di castello medievale, perché non è vero. Che è questo, adesso entriamo dentro. Ecco qua. È stato fatto per l'esposizione del 1884. Entriamo dentro. Qui una volta si facevano le foto del matrimonio, vicino alla fontana che vi faccio vedere dopo. Un esempio i miei genitori.
Qui c'è il ponte elevatoio, cioè come se fosse il ponte elevatoio dove si entra. Questa è la fontana. Poi dentro ci sono vari negozietti, come questo, per andare i souvenir. Si vede entrare in un'altra epoca. E di qua si esce. Invece di entrare dentro, si poteva anche uscire, vederlo da fuori. Da di qua. Adesso il prossimo luogo che voglio far vedere è un giardino chiamato Giardino Roccioso, ispirato a un giardino giapponese. Quella laggiù è una fontana. Ve la faccio vedere da più vicino, ci stiamo avvicinando. Ma non so se è una fontana, non mi ricordo. Guarda, c'è scritto qualcosa lì, ma non si sente niente. Così salgo da qua sopra. Ah sì, la fontana delle quattro stagioni, e ci sono anche i mesi. Gennaio, febbraio, marzo. Lo faccio vedere da di qua. Anzi, vado qua su. Ecco qua. L'acqua moltissimo, sporchissima, cioè fa schifo. Fontana dei Mesi e altre storie. Adesso voglio andare a trovare questo giardino che vi dicevo prima, solo che mi devo orientare perché sono andata a fare il vaccino
E lì vicino c'era il giardino, tutto colino. E quindi mi devo un po' orientare. Allora, qui siamo. Siamo troppo in là. Sì, perché qua è quasi finito il Valentino. Quindi andiamo di qua. Qui ci sono varie case. Adesso andiamo più avanti, si dovrebbe sbucare Torino Esposizioni, dove una volta facevano le esposizioni. Infatti, qui passa il pullman, quello turistico. City sightseeing. Rieccoci, perché non metto a fuoco, ok? Qui ho fatto il vaccino, la prima dose. Adesso vi faccio vedere il posto. Qui c'è una statua, ma il giardino roccioso è qua sotto. Allora, là c'è l'entrata, o l'uscita, come volete metterla. Allora, qua c'è la statua di non so chi. Beh. E laggiù, qua là sotto, dove c'è scritto Valentino H, c'è il posto per fare il vaccino. Allora, noi adesso entriamo qua dentro. L'altra volta che sono venuta c'era un mucchio di gente, quindi il video non l'ho fatto. Speriamo che non ce ne sia tanta, perché erano tutti bambini che giocavano, quindi non mi sembrava proprio il caso. Ecco, il giardino roccioso. Andiamo dentro. Non è di sicuro come un giardino giapponese, ma è molto carino. Giardino roccioso perché, come vedete, ci sono le rocce. Brava Serena, ce l'ha fatta. Sento voce di bambini, quindi ci sono anche oggi. Ah, sono là, sulla panchina. Certo. Ui, me li scavalco con la mia agilità. Ok, vado di qua. Venire qui con un libro in mano e sedersi qua è una cosa bellissima, fantastica, eccezionale. Qui c'è un ponticello.
Qui c'è un fiumiciattolo. Molto carino, mi piace. I vigili che girano. Ma prima di andare di qua. Qui c'è un po' di vista. Qua si sale, saliamo. Qui c'è un fiume. Scendiamo perché tanto è chiusa la strada. Ui, poliziotto e cavallo. Qui c'è una fontana. E da qui siamo sboccati al pezzo prima di entrare al Castello del Valentino. Quindi basta che vado tutto dritto e ritorno da dove sono partita. Ok, adesso rifarò la strada al contrario. Mi tornerò dove sono arrivata, poi vado a fare uno spuntino. Se il posto dove voglio andare è aperto, che si chiama Ezky. Per questo è tutto. Se avete altri scorci di Torino, scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al mio canale. Ciao!